Un 20M Italia che fai nella vita? Guardo il viso dei famosi, Grande Fratello, Beautiful, gioco PlayStation, colleziono Spice Girls posters. Guardo l'isola dei famosi, Grande Fratello, Beautiful, gioco PlayStation, colleziono Spice Girls posters. Scarico MP3. Conosci i Daft Punk? È il mio gruppo preferito, tutti CD originali. Singing around the world. Viaggi, mai. Vivi con i tuoi, no, col mio monolocale affitto, Qual è il tuo vero nome? Marco. Ragazza, no, sei gay, non so, non mi interessa. Amici, conosco molta gente, voti, un po' là, tanto. Io sono del Milan, tu. Vai allo stadio, meglio Sky TV, io religioso non praticante, credo ma non vado in chiesa. Terremoto all'Aquila, attentati a Berlino, Parigi, Stoccolma, terribile, vero? Essere vicina a me stessa, la mattina e la sera, in compagnia, oltre
uscire da sopra di voi, tra voi sì, e la me. Così che io sempre fuori, sempre fuori, le mani, le gambe, le gambe, e tutto il malessere. Che anche voi altri, anche voi altri, non sempre mi ricordo un cinema, che non ci girasse, ci guardare altrove. Ma anche girarsi, ti faceva anche gli occhi. E quelli proprio non riuscivo a fare, non riuscivo a evitarli, anche oggi. Genere, uomo, età, 35 anni, vive in via, 1,77 m di altezza non dichiarata, dice di sé, io, ASL, ASL, con repertorio poetico, performativo internazionale per 99 euro, offrisi. Disponibile per chat solitarie, annunci di vendita, aste online, capi minati personalizzati e reazioni emotive, inventive, dimestichezza con l'improvvisazione, ha vinto Cross, villaggio d'artista. Disponibile per crisi identitarie, anche nel fine settimana, 248 amici in comune. Prolungamento a 35, base d'asta 70.000 euro.
cognato, offresi per 36 anni, assicurata a circa infortunio, da consumarsi preferibilmente entro il 28 di ogni mese, per il rimborso complessivo delle spese di frattura scomposta all'eolo e al metacarpo. Ai signori passeggeri di questo volo, stiamo precipitando. Siete invitati a mantenere la calma. Tirate indietro lo schienale, slacciatevi la cintura di sicurezza e, se vi piace, fumatevi anche una sigaretta, tanto ormai non c'è tempo. Non c'è tempo. Il mondo sta finendo. Così. Ripetendo il Bianconi, ho vestito da comandante di aviazione mentre corre per le strade della città. E Alice, come sempre, lo insegue e gli dice: ma no, signor Bianconiglio, basterà seguire dei valori buoni, chiari, universali, e le vedrà come il mondo cambierà. Il Bianconiglio non dice altro, si infila in un vicolo, scompare. Alice lo insegue dappertutto, finché non si imbatte in essere un poco singolare. Sportello automatico, bancomatto. Per me si va nel tuo conto corrente, per me si ritira qualunque valore, per prelevare valute contate e banconote di ogni colore, lasciate ogni speranza e digitate il PIN. E allora Alice si mangia un pezzetto di quel magico funghetto che la rimpicciolisce, la piattisce, la inserisce al posto della carta, ma nella fissura Alice precipita, telegrafici che picchiano, i titoli che crollano giù, accelerando verso il basso Alice vede una borsa, pesa un filo, che fortuna, la borsa valori, chissà quali valori conterrà, amicizia, amore, fratellanza, sostenibilità, pensa Alice, tutta speranzosa, apre la borsa, ma dentro c'è solo la lupa cattiva, obesa, enorme, intento sbarrarsi la fretta di una SPA. Che faccia grande che ha, dice Alice. Perché mi mangio tutto, risponde la lupa cattiva. Mi mangio cappuccetto rosso, la nonna, la casa, il bosco, il mutuo, i subprime, i risparmi dei privati, le riserve d'oro degli stati. E il filo della borsa si è spezzato già da tempo. Alice cade un colpo dentro, il vanno banconato senza fuoco. Non c'è tempo, il vanno sta finendo. Grida il Bianconiglio, mentre tutto intorno crolla. Mamma, chi me lo fa fare di cadere? Pensa Alice e dice: fermi tutti, questa è una rapina. Avviso, signori passeggeri di questo mondo, stiamo precipitando. Il sensuale personale di bordo vi ha distribuito un pezzetto di quel magico funghetto che fa rimpicciolire. Voi assaggiate. Sta già facendo effetto. Incominciamo a decrescere, a sentirci meglio, più leggeri, non stiamo più planando, non stiamo più precipitando, ma quasi volteggiando. E se volete davvero vedere delle belle, mangiamo ancora un pezzetto e risaliremo. A
Avviso al personale di bordo, prepararsi al lancio. Avviso all'equipaggio, prepararsi all'immersione. Avviso alla gentile clientela, Marco, aspetta la mamma, alla cassa 2. Lo zoo chiuderà tra 15 minuti. Il museo chiuderà tra 10 minuti. Il supermercato chiuderà tra 5 minuti. Siete invitati a raggiungere l'uscita. Avviso al gentile pubblico, è stato ritrovato un ordigno bellico della seconda guerra mondiale sotto la poltrona 4 a fila C. Siete invitati ad abbandonare la sala. Avviso ai passeggeri, il mondo finirà tra 8, 4, 2, 1. Per la Italia condannata a morte.
Rosmol, Rosmol, 1-0, 1-0. Se lo spettacolo vi piace tanto e volete commentarlo, dite
qualcosa adesso. Se lo spettacolo non vi piace e volete commentarlo, dite qualcosa adesso. Se lo spettacolo vi fa arrabbiare, mani ai fianchi. Se lo spettacolo non vi piace, abbasso i pollici. Se volete annullare lo spettacolo, digitate. Buonasera, benvenuti al profilo Facebook di Francesca Gironi, un applauso. Come alcuni di voi sanno, lo spettacolo Quello contro la Z è stato annullato e dunque procederemo con un poetry slam. Un poetry slam, qualcuno di voi forse l'ha letto sul Corriere della Teatro con ieri o il resto del Carlino. Comunque, che cos'è un poetry slam? Qualcuno di voi non lo sa, rimetta un verso ora, un verso ottocentesco o anche animalesco, come preferite. Sapete tutti cos'è un poetry slam, un pubblico preparatissimo? Una delle persone che ha fatto il nostro laboratorio, lei è giusto, quindi tu lo sai. Allora, come dico lo stesso, nel caso qualcuno sia timido, non l'abbia detto. Allora, il poetry slam è una gara, una competizione, una sfida tra poeti o aspiranti tali, esseri comunque umani, bipedi, tendenzialmente implumi, che si sfidano e il pubblico decide di vincere. Dunque, regole sono semplici, massimo 3 minuti a testa, quindi se la poesia fosse noiosa, non è capitata una poesia noiosa? Il mio pubblico preferito, mai una poesia noiosa della vostra vita, invidio. Quindi comunque, nel caso fosse noiosa, la prima poesia noiosa della vostra vita, durerà 3 minuti e poi finirà, questo è importante. Poi, non si possono usare oggetti scenici musicali, quindi se guardate qualcuno con un'arpa, con un coro, delle voci pulgare, dell'Antoniano, dell'Armata Rossa, li eliminiamo dalla gara. Non si possono fare le poesie di altri poeti, quindi se sentite sempre caro... Poi, la donzella, com'è? Poi sulla sillaba, se trovate sulla sillaba, ottimo. Ecco, facciamo fare l'omaggio, ma poi eliminiamo. L'omaggio a Giacometto, lo facciamo fare, poi eliminiamo. Allora, e infine, infine abbiamo gli sfidanti. Abbiamo gli sfidanti, entriamo, presentiamo gli sfidanti. Un grandissimo applauso per Francesca Gironi, la sfidante di oggi. E sfida eccessivamente con la Teatro Prima di Matematica, Francesca Gironi. Prima di iniziare la gara, come ogni poetry slam che si rispetti, non siete esperti, lo sapete, c'è un sacrifice, quindi un testo fuori gara che viene fatto dall'MC, MC che peraltro è anche la targa, la vostra targa, MC Master of Ceremonies. Una persona ha capito, beh, grazie. Quindi questo testo invece parla di queer, che è un poligono sperimentale interforze che si trova in Sardegna e che ha causato danni irreparabili sia alla popolazione sia all'ambiente. Quindi non si può più bonificare il mare e ci sono diversi casi di malformazioni e così via. Perché vengono usati gli armi sperimentali, anche nucleari, in Sardegna. Ecco. E si chiama Quirra. Costa 50.000 euro all'ora questo poligono, che chiunque lo può affittare. Agnello, la tua testa è esemplare, unico. Agnello modello polifemo di occhi uno, vitello con inserti di cobalto, cadmio, cromo, uranio e oro, fratello di anni 32, fratello di anni 36, fratello di anni 29, certesi occhi sul volto, orecchie ai lati del volto, lingua distinta dai denti, arti per rivolgere il corpo e rispondere ai comandi, particella nanometrica di metallo da depositarsi nel sangue, fegato, pancreas, nelle ossa, per 50.000 euro l'ora offresi poligono sperimentale interforze di... È l'odore della carne bruciata nel nero, passata nel ferro, il fumo delle bancarelle,
Un altro morso, lo zucchero corre, la gomma si fa largo dentro il piombo, bucato per farci passare la lenza attraverso l'esca sale, allo specchio d'aria, resta in gola, un colpo di pietra sulla testa e sullo scoglio, un colpo di grazia e poi il corpo insieme agli altri nella rete, disoccupato, mi sveglio con un coltello nel costato, mi apre come noce del sangue tutto d'un colpo e d'un fiato. Un paesano, per 1500 euro al mese, si assassina il figlio di un altro al posto di lavoro del mio. Baraccomandi nipotina per pensione anticipata e vendesi pelle funzionante per 2 ceni al mese in ristorante. Black Friday, nero, venerdì delle ceneri, giorno delle offerte, il guardiano apre il cancello ed entrano i clienti. Avevo un mare al cuore, venuto su, diverso dal resto. Passo i muri, le onde delle voci dei bambini che giocano, ridono, corrono, mi chiedo come sia, scorrere i suoni a spirale, i sensi, di frangere i colori, scomporli dagli orli degli occhi in pitture auricolari, immaginare di poter prendere un bicchiere di acqua e poter bere a piccoli sorsi e maledire il mondo per non potermi immaginare, alzarmi dalla culla a 22 anni, prendere la porta, la luce, a pieni polmoni, un bacio sul prato, lasciarle il cuore sulle labbra e desiderarle di farle dell'amore, morirne di troppo, non potrò mai. Di me c'è solo una foto, di me nel buio, io qui non sono mai stata, mai nata, le parti del corpo scritte male, scollegate, il tutto non ha equilibrio né unità, ed è meglio buttarla questa pallottola di carne senza senso, nessuna medicina ha mai avuto nemmeno una scelta, mi ha negato persino la possibilità dell'inferno. Passano muri, le onde delle voci dei bambini, le onde del vibrare delle bombe, per 50.000 euro l'ora, offrese prima a sperimentare e per forza. Quindi adesso chiamiamo sul palco Francesca Gironi che inizia la sfida. Un applauso. Il mio cuore batte, è evidente. Se salto sobbalza, se muovo il corpo in una direzione, segue. Il mio cuore è fedele. Quanto al resto, non ho riscontrato evidenza di furto. Lo sterno lo protegge, come uno scudo. È posto al centro della cassa toracica, né in mano né in gola. Gli unici affari che lo riguardano sono circolatori, il sangue si fa, un paio di giri di paraggi. Dubito che una freccia l'abbia mai attraversato. Se non ora in passato, mi sarei accorto il sangue sporca, non c'è abito rosso che tenga. Solo a intervalli regolari di toni, dice il dottore, il mio cuore soffia, fa più rumore. Sbuffa via la retorica che fa rima con amore, si spazientisce, cambia suono. Negli altri casi, e sotto sforzo e d'abbandono, il mio cuore resiste, fa il suo sporco lavoro. L'Enel richiede una lettura appassionata di frasi scritte in piccolo, molto piccolo. Telefonate a numeri, letture di numeri e in mezzo a tanti numeri neppure una lettera cara, una F, per esempio. Se rinuncio al caffè alla mattina do prova di coraggio. Potrei rinunciare al caffè e alla ricerca di te, in caratteri tipografici, su qualche testata giornalistica. Vero è che il cambio delle utenze
mi richiede un livello di attenzione alto, quanto lo sforzo nel decifrare i tuoi messaggi. La fatica estenuante di ritrovarli per me soltanto, tra tutti gli altri indizi. A volte li nascondi così bene che sono una seconda o terza lettura, e quasi sono grata al contatore dell'Enel che è più scoperto, si legge senza strategie, richiede meno sforzo. Io mi stupisco e sono grata alle utenze e alle scadenze, perché a volte i numeri mi distraggono dalla complessità delle belle lettere tue, e così facendo varco un'era biologica con l'incomprensione di te e i bollettini in mano. Se pensate che questo slam abbia una vincitrice, dunque, il primo Matelica, poi di slam, vincitrice sia Francesca Gironi, faccio un passo avanti, fate casino, adesso! C'è una tendenza, allora, ma se invece pensate che questo primo Matelica, poi di slam, abbia una vincitrice, e dunque questo slam abbia vinto Francesca Gironi, faccio un passo avanti, credo, non sono sicurissimo, così, una tendenza, era combattutissima, vince questo primo Matelica Poetry Slam Francesca Gironi. Andiamo un premio anche di consolazione all'aspirante. Un piccolo megafono, Francesca Gironi, che è venuto ancora apposta. Un applauso. Finale dello spettacolo Ctrl Z. Offresi finale dello spettacolo a 0,99 euro. Finale dello spettacolo di e con Sergio Garau. Europea, domanda chi? Effetto rilassante, droga asiatica, 50 kg, effetto ritardante, un giro africana, 15 kg, effetto cinabile, non scelgo. Scheletro umano, seconda mano, scadenza 2081, 6 milioni. Occhio cerca culo, 800 al mese dipendente, 400 part-time, 30 stagista. Mano cerca culo, 900.000 euro, 44 di grasso, 24 ore, 61, 20 ritocco. Colore cerca capelli, 40 euro. Colore cerca pelle a 20.000 euro. Colorante E 203 cerca un sugo pronto vanilla a 0.003 euro per 500 grammi. Arma cerca carne, umana o animale, in cui piantarsi o affondare a 8 euro al chilo. Arma cerca carne bianca, rossa, nera, al sangue a 8 euro al litro. Leader cerca un partito di governo di uno Stato-nazione di almeno 5 milioni di persone e 3 milioni all'anno di democrazia parlamentare occidentale, 4 presidenziali, 8 dittatura militare. Uomo cerca fine. Un euro lametta, 12 corda, 7 veleno. Uomo cerca fine del padre a 60 euro, del padre a 90 euro, del padre a 30. L'uomo cerca fine del mondo, del linguaggio, dell'immaginario, a 964 miliardi, 643 milioni, 964 mila, 911, 21 euro, IVA, scusa. Poesia. Certo. Un finale universale che muova l'azione in evoluzione di lingua e pensiero con